Buongiorno, nonostante il ritardo, bentornati a Mattina 24 Live. Nonostante il parere contrario dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'Italia è intenzionata ad andare con la terza dose per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Lo ha detto il Ministro della Salute e Speranza dopo la conclusione delle G20 della Salute a Roma. Partirà già da questo mese e i protagonisti, almeno in questa prima fase, saranno i pazienti fragili, i trapiantati e gli oncologici. Poi un accenno al fatto della vaccinazione che riguarda i giovani. Si stanno vaccinando ed è un messaggio molto bello. I numeri dell'Italia sono positivi, dice, ma dobbiamo crescere ancora di più. Una discussione sta avvenendo in questi giorni che ci porterà a mettere in condizione di poter estendere la campagna vaccinale, così come anche l'estensione del Green Pass che dovrebbe essere valido anche per i dipendenti comunali ed anche per quanto concerne i bus ed anche le aziende. Una cabina di regia è stata convocata per la giornata di giovedì mattina con il Presidente del Consiglio Draghi. Ed ora occupiamoci dei fatti della Puglia. Partiamo da Cerignola nel Foggiano. Venerdì prossimo, conferenza stampa di presentazione in presenza della 12ª edizione della Fiera del Libro, Editoria e Giornalismo. Si terrà venerdì 10 settembre a Cerignola nel Foggiano la conferenza stampa della 12ª edizione della Fiera del Libro, Editoria e Giornalismo, organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Oltre Babele, che anche quest'anno rinnova la leadership con l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico della città ufantina, diretto dal professore Salvatore Mininno. La conferenza stampa, che torna finalmente in presenza dopo la rinuncia forzata un anno fa a causa della sanitaria. Il locale sarà il Safarà a Piazza Matteotti. Il tema di quest'anno è Uscimmo a rivedere le stelle, è un omaggio a Dante Alighieri, alfiere della lingua e della cultura italiana, ma anche la speranza stessa di un confronto e di una partecipazione della città ofantina e non solo, nonostante le contingenze del complicato momento storico. Possiamo far ripartire l'intero paese, il nostro territorio e la nostra comunità in particolare. C'è grande attesa per capire quali saranno i nomi che animeranno questa 12ª edizione. Mimmo Siena, World News 24. Ed è partita ieri una intensa campagna di scavi archeologici a Siponto, che è diretta dall'archeologo ed ex rettore dell'Università di Foggia, Volpe. Grazie al prezioso apporto della Direzione Regionale Musei Puglia e della Sovrintendenza Archeologica. Una ricerca che punta a dare vita ad uno scavo con importanti prospezioni geofisiche, ha detto Volpe. Alle quali è stato possibile ricavare informazioni preziose sulla presenza nel sottosuolo di strutture di una città romana di epoca medievale e si concentrerà inizialmente in due aree, una nell'antico anfiteatro e l'altra in una porzione di un isolato sulla quale si sovrapposero gli edifici di età medievale. La Puglia punta a fare in modo che l'aeroporto Gino Lisa di Foggia diventi la sede della protezione civile europea. In questo senso, un incontro Italia-Albania con un governatore regionale pugliese Emiliano Determinato. Luca Bernici, TG Blu. Sanità e università sono i temi che legano la Puglia e l'Albania, come ha evidenziato il presidente Michele Emiliano nel corso dell'incontro con il premier dell'Albania Edi Rama in visita a Otranto nell'ambito del Festival Giornalisti del Mediterraneo. In questo nuovo asse Puglia-Albania c'è anche Foggia con il suo aeroporto. Io devo dire che con Edi Rama ho un rapporto anche personale molto molto importante. Stiamo collaborando in ambito sanitario, stiamo per esempio progettando insieme la telemedicina per portare cure e diagnosi anche nei paesi più lontani dalle grandi città albanesi. Stiamo lavorando, come ha detto il Presidente, sulle università, perché il Presidente Rama considera la cultura e la formazione un elemento di fraternità e di amicizia molto importante. Stiamo anche lavorando per
perché l'aeroporto di Foggia, che sarà un grande aeroporto ordinario, quindi con voli, mi auguro, di linea e turistici, sia anche la base operativa della protezione civile europea in tutti i Balcani, perché è evidente che nel frangente in cui ci troviamo, Puglia, Albania e Grecia sono in un punto, dal punto di vista climatico, molto pericoloso per gli incendi, quindi ci auguriamo di avere il sostegno del governo italiano e dell'Unione Europea. Il gagliardetto del CAI di Foggia ha raggiunto la vetta più alta d'Europa nella Russia meridionale. Il merito è di Leonardo Antonio Avezzano, e tra l'altro anche senior corrispondente della rete televisiva americana CNN, insieme a Arwa Damon, fondatrice di un'organizzazione no profit. Avezzano, insomma, ha provveduto insieme a lei alle cure per i bambini colpiti dalle guerre in Medio Oriente. La missione in Russia, spiega Avezzano, è durata circa 10 giorni, mentre la scalata è stata di un giorno. Tra l'altro abbiamo pensato anche ad un'altra iniziativa per quanto riguarda le imprese e soprattutto le cause benefiche inerenti ai diritti umani. Noi della CISL di Foggia abbiamo cominciato la battaglia per il raddoppio del tratto di strada statale 16 che collega Foggia a San Severo 6 anni fa, con manifestazioni varie. Tutto inutile, lo evidenzia e lo denuncia Carla Costantino, segretario generale della CISL di Foggia, che prosegue: la strada è sempre nelle stesse identiche situazioni di pericolo assoluto, gli incidenti si ripetono con sistematicità impressionante e assistiamo ad una scia di sangue inarrestabile. Ci domandiamo: ma che fine ha fatto il finanziamento di 130 milioni stanziato per i lavori ufficializzato nell'ottobre del 2017? Ci avevano detto che l'iter era fermo all'appalto dei lavori, che doveva esaurirsi nel 2018 per aprire il cantiere nel 2020. E ora che arrivino risposte, dice Carla Costantino. Il tratto Foggia-San Severo non è l'unico, è vero, aggiunge il segretario della CISL di Foggia. Le infrastrutture viarie in Capitanata sono deficitarie in molti tratti e non sappiamo se e cosa potrà essere inserito nei finanziamenti del PNR, ma certo non possiamo più rimanere inermi di fronte alle stragi annunciate della strada della morte, come è stata tristemente soprannominata la Foggia San Severo. Ed eccoci alla pagina sportiva, la pallavolo. Finalmente si cominciano a essere noti i nuovi volti della rivoluzione giovane alla Fenice Libera, Virtus Serie B1 di volley femminile. Il primo volto è un ritorno, il secondo per lei, dopo una stagione passata in Sicilia. Le aveva già rivestito la maglia della Fenice Libera Virtus qualche anno prima. Carmen Bellabianta. Cominciata al Palla di Leo di Cirignano nel Foggiano, la seconda settimana di preparazione per la Fenice Libera Virtus Serie B1 donne di volley. Dopo la fase di conoscenza si è entrati nel vivo della preparazione. Intanto svelato il primo volto della rivoluzione giovane della società, ed è un ritorno in terra ufantina per Carmen Bellapianta. Aveva già militato nel sodalizio ufantino nella stagione 2010-2011. All'epoca, prima di approdare a Cirignano, aveva indossato le casacche di Chieti, Quartù, Benevento e Ancona. Nel 2017 la storica promozione in B1 con la pallavolo cirignola, ma rimase solo un anno. Nell'ultima stagione trascorsa a 2021 è stata in terra siciliana, e di certo il progetto che quest'anno l'ha fatta ritornare le piace. Nelle sue prime parole dice: rispondere presente alla chiamata della Fenice Libera Virtus è stato più che naturale. Ripartire in questo nuovo progetto e farne parte mi riempie di orgoglio. Si è chiusa un'era e ne inizia un'altra. L'impegno e l'entusiasmo non mancheranno. Mimmo Siena, World News, Sport 24. E vi ricordo che quest'oggi alle 13 sarà finalmente diramato il calendario del campionato nazionale dilettanti, gruppo H.
Si spera che l'Audace Cilignola vada nel gruppo H con una novità, perché se dovesse accadere quello che vi ho detto, potrebbe esserci un girone H a 20 squadre. Vedremo un po' come andranno le cose. La diramazione dei calendari è attesa per le 13 di oggi. È tutto per questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo domani mattina alle 8:30. Grazie, buona giornata.